Beh, Industria 4.0 significa sistemi di produzione sempre più automatici e sempre più interconnessi. Per riuscire a realizzare questa visione servono reti che trasportano queste informazioni nella maniera sempre più efficace possibile. NM2 fa proprio questo, consente alle aziende di poter sfruttare al meglio la propria infrastruttura di rete. Siamo partiti un anno e mezzo fa, abbiamo già ottenuto una serie di risultati di successo con il più grande operatore di telefonia americano, il più grande produttore di dispositivi mobili e di rete cinesi e l'Agenzia Spaziale Europea. Siamo uno spin-off della Federico II di Napoli, quindi la ricerca e la tecnologia sono nel nostro DNA, quindi come azienda puntiamo assolutamente su questo pilastro. Per le nostre aziende partner, i nostri clienti, però ci vediamo come una soluzione trasversale, perché senza una rete che funziona bene nessuno di questi pilastri può reggersi davvero. Hitachi Rail Italy ha interpretato l'innovazione già da alcuni anni, investendo sia nelle fasi progettuali che nelle fasi di produzione, ma anche nelle fasi di manutenzione. Monitoriamo a distanza i treni che ci parlano con un sistema o criterio Internet o Think e ci comunicano il loro stato e i loro guasti, che ci consentono di intervenire in tempo per evitare problemi alla circolazione e soprattutto per anticipare problematiche che possono essere dannose e costose. Hitachi Rail ovviamente punta sugli asset fondamentali, le persone, gli ingegneri, i tecnici specializzati, tutti coloro che hanno capacità di innovazione. Sono importantissime le cooperazioni interne al gruppo, cioè quelle che noi abbiamo tra ingegneri, tecnici specializzati, operatori sia inglesi che giapponesi, che da ormai 2 anni cooperano con risultati eccellenti. Le nostre macchine servono per costruire in una filiera macchine sempre più innovative. Facciamo presto per la costruzione della carrozzeria. Siamo presenti in tutte le aziende automobilistiche e stiamo progettando una pressa che è completamente digitale in collaborazione con l'Università di Napoli, Federico II. Progetto che sarà completato entro la fine del 2017. Prima cosa è la risorsa umana, che è importantissima, che nel nostro settore, diciamo, è il primo punto di forza. Il gruppo Adler è un'impresa che sviluppa e produce componenti per l'industria automobilistica. Siamo presenti in 21 paesi con più di 60 stabilimenti e 7 centri di ricerca e sviluppo. Il nuovo tema di Industria 4.0 è una sfida, sì, ma è soprattutto una grande opportunità per noi, perché noi siamo un'azienda manifatturiera e con Industria 4.0 potremo rivoluzionare completamente i nostri processi produttivi e dare un nuovo ruolo ai nostri collaboratori. Abbiamo 2 stabilimenti che stanno già implementando questo nuovo approccio metodologico. In questa sede di Airola, dove produciamo i compositi con metodologie convenzionali, dobbiamo prima sviluppare dei materiali e processi innovativi che ci permetteranno nei prossimi 3 anni di fornire l'industria automobilistica in volumi elevati, mentre oggi queste soluzioni sono dedicate a volumi bassi e di nicchia. La tecnologia e la ricerca sono importanti in particolare per la quarta rivoluzione industriale. Abbiamo lavorato in questa direzione con l'Università di Napoli, con la Federico II, abbiamo lavorato col CNR di Napoli, con IMAST, con molte imprese napoletane per sviluppare delle soluzioni innovative e in partenariato per portare ai nostri clienti dei vantaggi competitivi da inserire nelle loro nuove vetture e nelle loro nuove soluzioni tecnologiche. La Tecnam, la storia della famiglia Pascale, nasce nel 1948, quindi dal 48 ad oggi abbiamo praticamente innovato sempre. 4-5 anni fa abbiamo introdotto tra i nostri modelli alcuni aeroplani costruiti in fibra di carbonio. C'è stato bisogno di competenze che abbiamo acquisito mano a mano al nostro interno. Adesso possiamo vantarci tra i pochi costruttori al mondo che hanno la possibilità di costruire velivoli sia in lega leggera di alluminio e sia in fibra di carbonio. Abbiamo uno stretto rapporto con l'università, con il mondo universitario, e ne traiamo un grande vantaggio.
La nostra azienda si occupa di semplificare il processo produttivo per i suoi clienti, principalmente nel settore dell'aerospazio, e noi per loro conto riceviamo il materiale, lo pianifichiamo e consentiamo l'arrivo in tempi assolutamente rapidi, a costi più competitivi e con controllo di qualità elevatissimo, per migliorare le loro performance produttive. La semplificazione del processo produttivo per i nostri clienti consiste effettivamente nel far arrivare il materiale con zero rischi sulle linee produttive, in modo tale che i nostri clienti si possano concentrare su quello che è il loro core business, la progettazione e la costruzione di aerostrutture, motori, aerei più competitivi e innovativi. Nel nostro settore, che è l'aerospazio, abbiamo visto che la Campania è sicuramente un distretto estremamente importante, competitivo a livello non solo nazionale ma anche internazionale, ed è un settore industriale importante per il Paese. Siamo il sesto produttore al mondo di aerostrutture e motori aeronautici, e questo evidentemente è un elemento di forza sul quale possiamo continuare a lavorare. Noi siamo una piccola dimostrazione che, facendo le cose in modo accurato e alla ricerca continua dell'eccellenza, si riesce a essere competitivi non solo in Italia ma anche all'estero. Nella nostra squadra abbiamo creato un team di innovazione, lavoriamo sia con delle risorse interne che in collaborazione con le università, in particolare la Federico II di Napoli e Roma 3 di Roma appunto, per la ricerca e la sperimentazione su nuove tecnologie come la stampa tridimensionale e nuovi materiali che abbiano applicazioni sicuramente nel settore dell'aerospazio ma anche in altri settori industriali.